la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Si tolse la veste, prese un asciugamano, se lo cinse intorno alla vita, poi versò l'acqua nel catino, cominciò a lavare i piedi dei discepoli, asciugandoli con l'asciugamano di cui si era cinto. Questo non ti accadrà mai. Lungi da me, Satana. Tu mi sei di scandalo perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Convocati i suoi discepoli, disse loro: se qualcuno vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Questa è la notte in cui tutti rimarrete scandalizzati, poiché così è scritto: percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse. Ma dopo la mia risurrezione vi precederò in Galilea. E voi, amici miei, come potete ancora dormire e riposare? Il momento è ormai vicino. Il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani dei suoi nemici. Tra poco arriverà quello che tra di voi mi ha tradito e venduto. Tenebre. Quanto manca? Seguitemi. Seguitemi, è da questa parte. Non vedo niente. Non ci hai preso in giro, vero? Non ti conviene, lo sai. Aspettate, vi dico. Siamo arrivati. È qui.
Quello che bacerò è lui. Arrestatelo! Salve, maestro, amico. Si compia quello per cui sei venuto. Forza, andiamo! Prendiamolo, è lui! Ma Pietro negava, dicendo: Donna, io non lo conosco. Poco dopo, un'altra lo vide e disse ad alta voce: Ma sì, anche tu sei dei loro. No, no, non lo sono. Il tempo passava velocemente, nella paura e nella incertezza. Dopo circa un'ora, un'altra serva insistette. Ne sono certa, quest'uomo era con lui, anche lui un Galileo. Tu non sai quello che dici. In quell'istante, mentre Pietro stava parlando, il gallo cantò. Pietro, scosso dalla paura e dall'angoscia, si ricordò delle parole che il Signore gli aveva detto. Prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai 3 volte. Uscito dal palazzo, pianse amaramente. Anziani e saggi del popolo, io chiedo di conoscere le accuse che sono mosse contro quest'uomo. È un ciarlatano. Ha predicato contro la legge dei giudei. Cos'hai da dire a tua discolpa? Cosa vai predicando nella sinagoga, nel tempio? Io ho parlato al mondo, apertamente. Ho sempre insegnato nella sinagoga e nel tempio, dove i giudei si riuniscono. Non ho detto nulla di nascosto. Perché interroghi me? Interroga quelli che hanno udito cosa ho detto. Essi lo sanno. È così che rispondi alla legge? L'hanno sentito dire persino queste parole. Io distruggerò questo tempio fatto dall'uomo. E in 3 giorni ne edificherò un altro, non fatto da mani d'uomo. Non è abbastanza per meritare la morte? A noi non è permesso mettere a morte nessuno. Sono vere queste accuse contro di te? Per il Dio vivente, ti scongiuro di dirci se tu sei il Messia, il Cristo, il Figlio di Dio. Tu lo hai detto. Ma io vi dico che, da ora in poi, vedrete il Figlio dell'uomo accanto a Dio Onnipotente. Egli verrà sulle nubi del cielo. Basta! Ha bestemmiato! Non c'è più bisogno di testimoni! A morte! Sia condannato! A morte! Che muoia! Sia inviato al procuratore Ponzio Pilato! Dunque, tu sei il re dei giudei, dici questo da te? Oppure gli altri te lo hanno detto? Sono forse io un giudeo? La tua gente e i sommi sacerdoti ti hanno consegnato a me.
Cosa hai fatto? Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. Ma il mio regno non è di quaggiù. Dunque, tu sei re. Tu lo dici. Io sono re. Per questo sono venuto al mondo. Per testimoniare la verità. La verità? E che cos'è la verità? Signori, per ciò che ho ascoltato, io non trovo in lui nessuna colpa. Con molte domande, ma Gesù non gli rispose. Allora, indispettito, ordinò che venisse ricondotto da Pilato. Sei un profeta, sì o no? Non ci vedi? Se sei un dio, ci dovresti vedere. Dai, perché non scappi? Sparisci! Fai il miracolo, che aspetti? Sono un verme, non un uomo. Mi riducono a polvere di morte. Hai anche una corona. Ti piace? E lo scettro del comando. Salve a te, re dei giudei. Gran signore, ci prostriamo ai tuoi piedi. Salvaci! Pilato aveva avuto un sogno che l'aveva sconvolta. Cerca di non prendere nessuna decisione riguardo quel prigioniero. Lascia che siano altri a stabilire la sua sorte. Di dove sei? Parlami. Non sai che ho il potere di metterti in libertà e il potere di metterti in croce. Il tuo potere ti è stato dato. Ma chi mi ha consegnato nelle tue mani avrà una colpa più grande della tua. Per la Pasqua vi è l'usanza tra voi che io vi liberi uno. Da tempo abbiamo questo brigante in prigione. Il suo nome è Barabba. Chi volete dunque che vi liberi? Barabba oppure Gesù? Vogliamo Barabba libero! A morte Gesù, lui no! Vogliamo Barabba! Barabba libero! Se liberi quest'uomo, non sei amico di Cesare. Chiunque si fa re si mette contro Cesare. Metterò a morte allora il vostro re. Noi non abbiamo altro re all'infuori di Cesare. Ma non ha fatto nulla. Crocifiggilo! Crocifiggilo! A morte! Si faccia allora come volete voi. Io sono innocente del suo sangue. Il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli. Thank you.
concepirai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre. Regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. Regnerà e non avrà fine. Ecco il mio figlio, la sua porpora, il sangue, la sua corona, le spine, il suo trono, la croce. Forse era quello il pensiero di Maria mentre vedeva arrivare Gesù condannato a morte, trascinarsi come un malfattore, sfinito sotto la croce sulla quale doveva morire. Però Maria aveva risposto al suo angelo: avvenga di me quello che hai detto. Così, maternamente, Maria abbraccia la sua croce di dolore. Le sue vesti e ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato.
Poi presero la tunica. Quella tunica era fatta senza cuciture, tessuta tutta d'un pezzo, da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: «Non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca». Così si adempiva la scrittura: «Si sono divise tra loro le mie vesti e sulla mia tunica hanno gettato la sorte». Aveva crocifisso, lo scherniva e lo insultava. Tu che distruggi il tempio e lo ricostruisci in 3 giorni, salva te stesso. Se sei il figlio di Dio, lascia la croce. Se sei il re di Israele, scendi ora dalla croce e ti crederemo. Hai detto che sei il figlio di Dio, che ti liberi lui se ti ama davvero. Padre, perdonali, non sanno quello che fanno. Lo crocifissero. E in verità ti dico, e anche noi. Non parlare. Noi riceviamo il giusto per le nostre azioni. Lui, invece, non ha fatto nulla di male. Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. E in verità ti dico, oggi stesso sarai con me in paradiso. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo sua madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, si rivolse prima a lei. Donna, ecco tuo figlio. Poi si rivolse a Giovanni. Ecco tua madre. Aveva sete, gli diedero da bere aceto. Da mezzogiorno alle 3 del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. Poi Gesù gridò a gran voce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Tutto è compiuto. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito.
squarciò in due, dall'alto in basso. Allora il centurione che gli stava di fronte, visto Gesù spirare in quel modo, disse: «Veramente, quest'uomo era figlio di Dio». Vennero i soldati da Gesù e, vedendo che era già morto, uno di loro gli colpì il costato con la lancia. Subito ne uscì sangue ed acqua. Gli si diede sepoltura con gli empi, con il ricco fu il suo tumulo, sebbene non avesse commesso violenza, né vi fosse inganno nella sua bocca. Levato il sole, Maria Maddalena e le altre donne si recarono alla tomba portando degli oli profumati per ungere il corpo di Gesù e si chiedevano: «Chi ci aiuterà a spostare la pietra che chiude la tomba?» Quando furono davanti al sepolcro, videro che la pietra era stata spostata. Il corpo di Gesù non c'era. Trovarono a terra il lenzuolo che lo avvolgeva. Volevano correre a chiamare Maria, i discepoli e tutti gli altri, ma una voce le fermò. «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Egli non si trova qui, ricordate? Lui ve lo disse quel giorno in Galilea. Andate a dirlo a tutti, che non piangano più. Gesù è risorto.